I'm feeling sexy and free, like glitters raining on me. You're like a shot of pure gold. I think I'm about to explode. I can taste the tension like a cloud of smoke in the air. Now I'm breathing like I'm running, 'cause you're taking me there. Don't you know? You spin me out of control. Buonasera e benvenuti a Super 3, fate l'applauso Super 3, l'applauso di Super 3. Ci troviamo al flashback e basta, che è uno, ecco, piano piano, con calma. Buonasera, buonasera Pino, siamo tornati al flashback in un evento nuovo questa volta, che io devo andare a domandare a te perché so che ci sono tante cose da andare a conoscere. Che succede? Stasera c'è una serata particolare perché con degli amici di una palestra che sono qui, dopo li vedrai, ti li presento, facciamo un'esibizione che magari il nome potrebbe essere un po' piacevole, no? Però è tette contro bicipiti. Oh, chi sono le tette, chi sono i bicipiti? Tanto per capire, è scappato. Anna! Cerchiamo di capire, benvenuta a te e a tutta la tua ciurma, so che siete tantissimi. Siamo tantissimi, sì. Discobolo, che cos'è? Cominciamo a capirci. Discobolo è una palestra dove ci si può allenare ma anche divertirsi. E questa sera lo dimostreremo appunto con tette e bicipiti, ovviamente è solo per dire donne contro uomini, ovviamente vinceremo noi donne. Ecco lì. Visto che abbiamo parlato di palestra, diciamo che stiamo avvicinandoci a una stagione che è quella dell'estate, quindi... un minimo, ecco, diamoci una salvaguardata, soprattutto io che ho la tartaruga girata, mi dicono, così mi dicono. Diciamo che ormai è troppo tardi per te. Ecco, è troppo tardi. Ecco, io ci vado, ti scopro. Se anche voi avete problemi di panzetta, è ora di andarci. Ma io so che ci sono un sacco di attività, sì. E su queste attività, prima di andare a conoscerle, so che Pino è uno che va bene con HIIT, mi hanno detto. Bene. Mi applica un po'. È vera sta cosa? Va benissimo lui, è vero. E si vede? Uno degli istruttori, cominciando che è lui. Allora io parto da HIIT, mi sposto qua, fate un applauso agli istruttori, dai, tanto qua. Stiamo a casa, stiamo a casa. Come ti chiami? Mauro. Mauro, bicipiti, eh? Ti è. Ecco, alla faccia di Schwarzenegger, insomma. Quindi, avete visto che quindi vinceranno sicuramente i bicipiti. Pure a... ecco. Mo te voglio te con le tette, ecco, bene, ci siamo. HIIT, che cos'è? Perché non lo so veramente? HIIT è un programma di allenamento aerobico molto intenso, dove si simula una camminata in montagna. Detta così può sembrare semplice, ma in realtà serve un lavoro aerobico forte e una grande forza muscolare perché c'è la spinta delle gambe che devono vincere la pendenza della montagna. E la sigla HIIT sta per? Allenamento aerobico ad alta intensità. Io sono Daniele. Daniele, anche tu so... Io mi sono informato un pochettino prima, ho sentito vociferare che tu sei uno di quelli che sta per fare, forse, si può dire? Diciamolo. C'è una cosa molto carina, che tu stai per partecipare a un contest, insomma, abbastanza importante, che è... il campionato del mondo di bodybuilding. E fateci un applauso, no? E qui è l'Italia. Bravo. Buonasera, lei è? Marco. Marco in arte? Non cacciare i soldi, eh. La moglie di Marco non lo manda più a fare la spesa, fa sempre la cresta su un macello. Bene, buonasera Marco, poi c'è? Paolo, onda bionda. Lei c'ha un po' di Mafalda, non mi dica che è Mafalda perché... Io Riccardo in arte Mafaldo. Bravo, eccolo qua. Siamo relazionati, ma solo baci che la sera. spettacolo di danza del ventre, farei un applauso per la danza del ventre. Patrizia e il suo staff, che è in arte Jamila, sono insegnante di danza del ventre con il mio gruppo che è Oriental Butterfly, che sono là, le ragazze. Oriental Butterfly, dove siete? Fate vedere con la mano. Ciao mamma, ciao papà. Ciao. Nomi, nomi, nomi? Linda, Barbara, Giulia, Giusy. Pino, vuoi partecipare? Sì. Perché non sapevi? Ci vedo bene dopo HIIT, ta ta ta. Voglio anche nominare, c'è uno sponsor, quando ci sono gli sponsor io farei anche un applauso. Prego gli sponsor, dove sono? Fatelo, fatelo. Freetime, Flora. Buonasera Flora, benvenuta. Piacere Flora, Freetime. E poi qui c'è il maestro. Ciao, sono Marco, noi siamo di Sportin e ci siamo legati al Discobolo e adesso al Flashback fortunatamente. E quindi ci occupiamo un po' di tutta la partnership sportiva, essendo un negozio di sport che è appena nato da poco tempo. Fortunatamente ci siamo legati invece ad una palestra storica come il Discobolo e un locale nuovo come il Flashback. Bene, poi Crazy TV porta bene, quindi incentiviamo alla faccia di Monti. Ecco, così ci siamo tolti pure sto dente. C'è qualcun altro personaggio che mi sono perso nell'ambito? Oh. C'è Martina che insegna Martina, Zumba. Fai uno zumbo? Eccolo. No. Che cos'è sta Zumba? Che io sono ignorantissimo, allora, Zumba è un programma di fitness e si basa su passi aerobici insieme a salsa, merengue, reggaeton, cumbia, sesuda. Mannaggia, non è per me. Se sesuda. No, ma so che sta andando tantissimo Zumba quest'anno, mi fa piacere. Ci si diverte molto, oltre a bruciare ci si diverte e questa è una cosa molto fondamentale. E poi abbiamo Catalina. Catalina, where are you Catalina? Benvenuta! Oh, vedi, ecco, un'altra insegnante di fitness. C'è nessuno che insegna i bucatini a matriciana in palestra, perché io sono amante di quello. Abbiamo scherzato, fate un applauso a tutto lo staff che belli, bravi e giovani soprattutto, con lo spirito adatto a creare questi eventi che poi alla fine sono anche un modo per stare insieme e per sorridere, no? Insieme sicuramente, e condividere insieme una serata al di fuori della palestra, c'è anche questo per noi, non c'è solo l'allenamento, c'è anche il divertimento. Per fortuna, divertiamoci sudando, eh. Guarda, quasi quasi vengo pure io. A proposito di sapere, vi fate sapere se ha un sito internet, un Facebook, se uno vi vuole contattare, come si fa? C'è il nostro sito appunto www.palestraldiscobolo.com e Facebook AS il Discobolo, è un gruppo aperto, quindi bene, se volete... Aggiungete. Signori, io non l'ho mai fatto con così tanta gente, gradirei a tutto il pubblico che sta dietro la camera di venire qua, venite qua, venite qua. Vi ricordo che il Flashback sta in via Nettunense, numero... Sempre chilometro 11.200, Fontana di Papa, ad Ariccia. Sempre qui. Siamo sempre qua, insomma, tutta la settimana un sacco di eventi, dal martedì alla domenica. Andate sul sito internet che è... Una cosa che ci tenevo in modo particolare è dire, quando si lavora con passione si trovano altre persone che lavorano con passione come il Discobolo. Bravi, io direi qua bacio, ma non si può fare. Faccio una cosa a fine servizio che porta bene, la facciamo tutti insieme. Maestro, venga qua con sta cresta, mi piace troppo. Bisogna dire 3 volte gabbisci, gabbisci, gabbisci. È facile. La potremo fare. Signori, dal flashback, tutto il discobolo e tutta l'arte e il fitness dei Castelli Romani. 1, 2, 3. Gabbisci, gabbisci, gabbisci. Applauso, applauso. Se la bruta pa' cotizarse conmigo enfrente, ya se hace la gata en celo contigo. Te cotorrea el oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí, es que matas. Tú sigue tranquila, como una paloma de esquina. Mientras ya se pasa en su vela al lado mío, yo de aquí no me voy. Sé que está pa' mí ninguna